Pace e bene a tutti. Siamo in questa solennità che definisce chi è il nostro Dio, un Dio uno e trino, non un Dio unico che se ne sta da qualche parte a farsi i propri affari o a dettare qualche legge agli uomini. No, il nostro Dio è qui in mezzo a noi, è in noi, per rivelarci l'amore con la maiuscola, l'unica realtà che dà senso a tutto il resto. L'unico amore in grado di guarire e di sanare tutte le nostre ferite affettive, di relazione, a partire da quando siamo nati, nel rapporto con i nostri genitori, passando per tutti gli amori della nostra vita, sempre incompleti o feriti, senza l'amore di un Dio, il nostro, che è comunione. E tutto questo perché? Qual è il motivo per cui Dio dimostra tutta questa clemenza? L'abbiamo ascoltato in qualche modo nella prima lettura del libro del Deuteronomio, perché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te. Come dire, se accogli questo amore, se vivi in lui, questo amore resta, si diffonde, contagia. E poi perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Qual è questo paese, questa terra per noi? È proprio la comunione di amore della Santissima Trinità, che il Figlio e lo Spirito ci hanno rivelato per sempre, hanno varcato la soglia della terra della nostra vita e ci hanno donato l'eternità, siamo eterni. Ed è una certezza di fede che dovrebbe farci tremare i polsi, nel senso buono, del timore e tremore. Chi sono io per essere eterno? Che merito ho? Anzi, se ci rifletto, è impossibile meritare una realtà simile, perché la si può soltanto ereditare, ed è lo Spirito Eterno che abita in noi che ci rende tali. Oggi celebriamo la Santissima Trinità come la presenza, l'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il Dio liberatore, il Dio che libera l'uomo. Ma questo l'abbiamo un po' dimenticato, l'abbiamo un po' perso. Dio è il mio Salvatore, il mio Liberatore, che mi ha scelto in mezzo a un'altra nazione, cioè in mezzo al mondo con la sua mentalità, che esclude l'amore oblativo, l'amore che dà la vita. Il mondo, questa vita, se la prende, la succhia. Allora chi sono i cristiani? Sono dei pesci tratti dal mare di questo mondo. E qualcuno potrebbe dire: ma noi viviamo mica sulla Luna, siamo sulla Terra. Certo, Gesù ci dice: siete nel mondo, ma non siete del mondo. Apparteniamo al Dio uno e trino, siamo suoi consacrati, cioè messi da parte con il battesimo, per lui, per vivere nel mondo, ma appartenendo a Dio. Questa è la sfida del cristiano: avere i piedi per terra, ma il cuore in Dio. Cercare quel regno di cui Gesù ci parla. Credo che la solennità di oggi ci inviti a portare tutto quello che abbiamo celebrato nel tempo di Pasqua nella nostra quotidianità. Lì viviamo il nostro essere figli nello Spirito Santo. Ecco, oggi la Trinità dice a ciascuno di noi: sai perché ti amo così tanto? Perché prima che tu esistessi, noi ci amavamo da sempre di un amore eterno, comunionale. E ci amiamo anche ora talmente tanto che questo amore trabocca e raggiunge proprio te. Sì, proprio te. E ti dice che la vera felicità la trovi nella comunione di amore. Quella comunione di amore con tuo marito, con tua moglie, con tuo papà, con tua mamma, con i tuoi fratelli. Perché io, dice la Santissima Trinità, ti ho fatto a nostra immagine e somiglianza. Amen. Sujudlah padanya. How great.